Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti a questo nuovo video. Mi sono distratto un attimo perché dobbiamo raccontare questa cosa che secondo me è letteralmente imbarazzante. Il Corriere dello Sport in home page ha questo articolo, ripeto, è la terza notizia del giorno. A Trigoria diluvia, ma De Rossi porta la Roma in campo ad allenarsi. Adesso, io non ho mai giocato in Serie A, né in Serie B, né in Lega Pro. Ma mi sono allenato sotto il diluvio universale mille volte. Addirittura oggi ho fatto ginnastica all'aperto e pioveva fortissimo. Non credo di essere un eroe, non credo di meritarmi una menzione, una medaglia. Potrei aggiungere che anche ho giocato più volte sotto la neve. Credo che sia una cosa normalissima. Adesso io capisco che il Corriere dello Sport deve esaltare qualsiasi cosa faccia la Roma, ma esaltiamo qualcosa di diverso, esaltiamo qualcosa di reale. Esaltare la Roma o De Rossi perché la squadra si allena all'aperto sotto il diluvio universale è veramente imbarazzante e spero faccia capire al Corriere dello Sport che se gli ascolti calano, se vendete meno copie del giornale, beh, forse anche questo è il motivo. Aggiungo una piccola cosa. Do una notizia al Corriere dello Sport, se non lo sanno. Anche la Lazio si allena a Roma e diluvia anche a Formello. Anche la Lazio si è allenata sotto il diluvio universale. Ma sul Corriere dello Sport non trovate la notizia perché la Roma e De Rossi è un eroe. Perché la Roma si allena sotto il diluvio universale. Igor Tudor e la Lazio sono delle pippe qualsiasi che si allenano sotto la pioggia. Io dico, Corriere dello Sport, per favore. Tornate a fare i giornalisti, non facciamo queste cose. Posso non discutere, cioè, non voglio andare poi sugli altri discorsi delle gallerie, delle fidanzate dei calciatori in mutande, in costume, eccetera, perché è imbarazzante. Però avete capito il mio discorso. Finito questa parentesi di una tristezza unica, vi segnalo che oggi la Lazio si è allenata sotto il diluvio, pazzesco, e sotto il diluvio si è rivisto addirittura Patrick, un eroe, un giocatore fermo da 2 mesi che torna ad allenarsi addirittura sotto il diluvio universale. Una cosa incredibile. Io credo che sabato prossimo contro la Juventus la Lazio parte addirittura 1-0 avanti perché si è allenata sotto il diluvio con Patrick che ritorna dopo l'infortunio. Credo che per regolamento la Lazio debba avere almeno un gol di vantaggio dopo questo episodio. Scherzi a parte, la notizia è molto importante perché Patrick rientra in gruppo dopo tanto tempo e soprattutto, visto che la Lazio cambierà e passerà alla difesa a 3, recuperare un centrale di difesa è importantissimo per i biancocelesti perché fino a ieri la Lazio aveva solo tre difensori centrali, Romagnoli, Chila e Casale. Casale che purtroppo quest'anno sta facendo molto male. Adesso se ne parla pochissimo, ma io mi auguro che con Igor Tudor e ritorno alla difesa 3 rivedremo un Casale brillante, un Casale come quello ha visto il primo anno alla Lazio, ma anche l'ultimo anno al Verona, dove ha fatto molto bene con Igor Tudor, perché quest'anno Casale, ragazzi, siamo onesti, ha fatto male, ha fatto molto male. Non ricordo una partita in cui Casale abbia fatto una buona prova. Anche contro il Verona, dove gli fu annullato un gol, anche lì, a sorpresa titolare, Casale non fece benissimo. Ecco, speriamo che il ritorno alla difesa 3 sia per Casale un'iniezione di fiducia, un ritorno che gli dia fiducia e convinzione ai suoi mezzi. Anche perché, ripeto, la Lazio ha attualmente in rosa 4 difensori centrali. E quindi Casale, vuoi non vuoi, giocherà tantissimo da qui alla fine del campionato, perché è vero che la Lazio gli rimane solo la Coppa Italia, però un po' di turnover ci sarà, una squalifica, un infortunio, eccetera. E quindi vediamo se Casale da qui a fine anno si guadagnerà la permanenza alla Lazio. Non ci dimentichiamo che un paio di mesi fa il suo agente ha dichiarato che aveva proposto Casale al Napoli. E quindi che magari il giocatore sta pensando di lasciare la Lazio se non giocherà così tanto e quindi adesso con Tudor ha una grandissima chance, ha una grande opportunità di tornare nel suo sistema naturale o quello che conosce forse meglio e di riprendere quota, di fare delle buone prove e chissà magari anche
guadagnarsi una chiamata nazionale. Insomma, lo scorso anno Casale era stato uno dei migliori difensori in Serie A, quest'anno assolutamente no. Vediamo se il ritorno alla difesa 3 lo aiuterà. Ecco, Patrick è importante perché Patrick è uno che la difesa 3 la conosce benissimo, avendola fatta per tanti anni con Simone Inzaghi. È passato dall'essere terzino a difensore centrale con la difesa 3. È un giocatore che può essere molto utile per Igor Tudor. Utile perché? Perché lui e Hila sono gli unici due difensori centrali della Lazio che sanno giocare palla al piede. E nella difesa 3 è importante avere uno dei difensori centrali in grado di girare palla e all'occorrenza, come faceva Inzaghi, far salire uno dei due, dei tre centrocampisti, dei tre difensori e metterli all'altezza dei centrocampisti, creare superiorità numerica là e appunto creare un'azione pericolosa. Ecco, Patrick è importante perché lui ha i piedi buoni, piedi quasi da centrocampista, mi verrebbe da dire, quindi può fare quella operazione, ma è anche un buon difensore centrale ed è sicuramente un ritorno importante. Non credo che lo vedremo titolare nella partita di campionato contro la Juventus, ma per la partita di Coppa Italia invece potrebbe partire dal primo minuto. Bisogna anche vedere cosa farà Hila, perché se Casale ritorna alla difesa 3, Hila invece la difesa 3 da quando è in Italia non l'ha mai fatta e quindi sarà curioso e interessante vedere come farà lo spagnolo. Sicuramente Romagnoli farà il centrale della difesa 3, Romagnoli che la difesa 3 l'ha fatta pochissimo e non benissimo e quindi sarà interessante vedere anche come andrà Hila. Hila, giocatore che quest'anno ha fatto molto bene, sorprendendo tutti, no? Da Salernitana a Lazio l'ha praticamente giocate tutte, è anche molto bene, direi il miglior difensore della seconda parte della stagione della Lazio. Vediamo come gestirà questo passaggio alla difesa 3. Io credo che Hila abbia tutto per far bene, perché è un difensore che è veloce, non è altissimo, ma di testa è piuttosto bravo. E quindi può benissimo, secondo me, adattarsi alla difesa 3. Come Patrick è bravo con i piedi, quindi può dare anche una fase di impostazione, una fase, un aiuto in fase offensiva. Ecco. Però il ritorno di Patrick è importante perché Patrick era, passatemi il termine, uno dei leader di questa Lazio. E il suo recupero, almeno in panchina questo sabato, sarà importante per dare anche a Tudor delle opzioni. Non ci dimentichiamo che giocheranno tutti e tre i difensori centrali a disposizione, quindi Patrick almeno dà l'opportunità a Tudor di avere un cambio. Qualcuno mi aveva scritto: può giocarci Marusic? Vediamo, perché io credo che Marusic sarà usato come esterno. Poi ne abbiamo parlato anche stamattina. Potrebbe esserci Felipe Anderson, esterno destro nel centrocampo di Tudor, sarebbe una soluzione intrigante, però Paratici nasce e secondo me gioca meglio in quel ruolo anziché difensore centrale. È un adattamento che lui può fare, però sicuramente non è la sua posizione ideale. Quindi il recupero di Patrick è importantissimo. Domani, con tutti i nazionali praticamente che oggi si sono allenati, sono tornati quasi tutti, tranne Isaacs, mi sembra. Domani avremo dei dettagli migliori, sapremo come potremmo leggere un po' come la Lazio giocherà contro la Juventus. Però il rientro di Patrick è fondamentale. Purtroppo resta fuori Rovella. Il centrocampista biancoceleste ancora alle prese con la pubalgia, che è un bel problema. Speriamo di recuperarlo perché all'inizio si diceva che dovesse tornare per la partita di Coppa Italia. Ecco, siamo a mercoledì e ancora non l'abbiamo visto in campo, non è un buon segnale per Rovella. Rovella che per me può essere veramente importantissimo, decisivo per questo finale di stagione, perché nel centrocampo a 4 di Tudor i due centrali rischiano di essere Cataldi e Guendouzi o Guendouzi e Vesino. Manca uno che fa girare il pallone e Rovella potrebbe essere quel giocatore che alla Lazio manca. Ecco. Vediamo quando ritornerà Rovella, però il rientro di Patrick secondo me è importante non solo per sabato prossimo, ma soprattutto in chiave Coppa Italia e poi vediamo al derby, perché poi credo che in base a queste due partite Tudor sceglierà la formazione per il derby di non questo sabato, quello dopo, che non dico può decidere la stagione perché
Obiettivamente la stagione da Lazio è compromessa, però sicuramente può regalare una gioia, una stagione non positiva. Ovviamente questo è il mio giudizio, tu che ne dici? Scrivi un commento qua sotto, noi ci ritroviamo domani mattina alle 8 con un nuovo video. Grazie ragazzi.